Benvenuti alle Naturbiste, ci troviamo qui nella stupenda cornice del Parco del Ticino e mi trovo qui con Simona Puttini. Benvenuta Simona! Grazie! Simona, innanzitutto è mia amica, quindi sì. Diciamo questo. Sì. E inoltre è una facilitatrice di biodanza e oggi vorrei chiederti di che cosa si tratta. Ecco, già io temo le tue domande perché non mi sono preparata. No, non abbiamo preparato nulla. Eh? Esatto, siamo sorelle anche in questo. Biodanza è un movimento che è nato negli anni 60 in Cile con Rolando Toro, che era un antropologo e psicologo, ed è nato come un percorso di riabilitazione ed integrazione principalmente per malati psicologici. Lui lavorava in cliniche e voleva cercare un'alternativa ai farmaci e quindi come poter ridare dignità a queste persone senza imbottirle di farmaci e renderli quasi dei vegetali. E ha studiato l'origine dell'uomo, da dove parte la nostra espressione, la nostra vitalità, il nostro modo di essere, ed è andato all'origine, al movimento e alla musica, perché noi quando nasciamo, prima di nascere nella pancia della mamma, noi viviamo il ritmo cardiaco, il ritmo del respiro e viviamo un movimento nella pancia che è il cammino della mamma, il suo cullarci, eccetera, eccetera, e questo poi sarà la nostra storia, quindi è andato a riprendere questo movimento iniziale, questo principio iniziale per poi integrare ciò che non era stato integrato, ciò che non è integrato anche nella nostra vita, perché poi questo si è esteso a tutti noi. Quindi è una pratica che mi sembra riprenda un po' le origini, appunto, le origini della vita. Sì, quindi, infatti biodanza vuol dire la danza della vita. Una cosa che a me piace sempre chiedere durante le interviste è proprio conoscere come le persone si approcciano alla natura, perché la biodanza, come abbiamo detto, è un approccio che richiede ritornare all'origine, all'osservare la vita umana e a entrare in contatto. Quindi Simona, ti chiedo appunto, qual è il tuo rapporto con la natura? Che ruolo ha la natura nella tua vita? E io ho fatto la naturvista proprio per questo, perché ho visto che lo chiedevi ad altre persone e ho detto, ma questa è la mia domanda, è la mia storia, perché la biodanza mi ha riportato praticamente a casa. Io sono nata nella natura, sono nata in mezzo ai cani, mio padre allevava e addestrava cani da caccia, e quindi ho vissuto molto la natura perché seguivo mio padre, facevo chilometri e chilometri a piedi con i cani che andavano ad annusare, a scovare la selvaggina, quindi ho imparato tanto da loro. Ho vissuto sempre un po' come una selvaggia. E poi i cani da caccia sono pure istinto. Sono pure istinto e infatti la biodanza riabilita l'istinto, che è una cosa che invece nella società è stata demolita, l'istinto va taciuto. Ecco, questo è un tema bellissimo, secondo me, che possiamo sviluppare, appunto. Quello che io ho praticato biodanza, tra l'altro, con Simona, e quello che si nota in una, che poi non si chiamano lezioni, ma si chiamano, mi dicevi, vivenze, cioè vissuti. Ogni volta che ci approcciamo a questo modo di danzare, è molto bello anche chiamarlo come esperienza, come qualcosa che non è per forza limitato quindi a una lezione, come spesso siamo abituati a pensare, è proprio parte della vita, quindi bellissimo questo concetto di vivenza, di esperienza vissuta. Nell'esperienza di biodanza quello che riusciamo a tirar fuori è spesso proprio finalmente liberarci, quindi c'è questo movimento di liberazione. E volevo chiederti appunto questa liberazione dell'istinto, come può avvenire? Beh, la biodanza si fonda su tre principi, il movimento, la musica e l'emozione. E quindi questi tre principi sono i principi sui quali si muovono
gli istinti e tutto ciò che si crea nella biodanza, che è liberazione, che è leggerezza, che è fluidità, che è identità. Con questi tre semplici principi noi arriviamo a contattare tutte queste linee, no? La biodanza si fonda su cinque linee fondamentali che sono l'affettività, la creatività, la sessualità, la trascendenza. Tutto viene sempre contattato attraverso la danza, l'espressione emotiva di un vissuto. Semplicemente questo, noi non ci accorgiamo che dentro si muovono tutte queste cose, complesse anche della nostra vita, lo facciamo con allegria, con leggerezza, anche con tanta emozione. Una domanda che mi viene da chiederti, Simona, è da che cosa una persona può essere spinta a seguire un'esperienza, un percorso di biodanza? Da mille fattori, per ognuno è un fattore diverso, una storia diversa. Io, per esempio, mi sono approcciata alla biodanza con una spinta interiore particolare. Avevo visto il film di Pina Bausch di Wim Wenders, e la prima volta che l'ho visto al cinema mi era piaciuto, ma non mi aveva detto granché. Dopo tempo mi era stato regalato il DVD. E un pomeriggio ho detto: ma sì, mi riguardo il film di Pina. E mi sono messa sdraiata sul divano, ho iniziato a vedere questo film. Sono entrata così tanto dentro queste danze che non erano passi prestabiliti, ma era un'espressione di sé, era un'emozione profonda. Io mi sentivo ogni ballerina, ogni danzatrice che stava danzando una sua storia, che a volte era anche di sofferenza, a volte era di gioia, a volte era di gioco, esattamente così come fa la biodanza. E in quel momento mi sono detta: ma io ho fatto tanti percorsi, ma mai nessuno nell'espressione del corpo. Ogni tanto mi fermo a guardare i bambini e loro ballano, loro non si fanno Sì. problemi nel movimento. Spesso noi, quando ci muoviamo, quando ci poniamo anche semplicemente davanti a una telecamera, cambiamo, no? Questo Esatto. riflesso del corpo che Sì. abbiamo. E a mio avviso, io ho fatto delle esperienze con Simona di biodanza. La biodanza ci aiuta proprio a entrare in contatto con la musica, con quello che sentiamo, quello che scorre dentro di noi. E soprattutto un po' a liberare, a sciogliere quelle che possono essere un po' dei blocchi o delle inibizioni. Esattamente, e soprattutto lo scopo che si dà alla biodanza è riscoprire i propri talenti. Sì, Molto bello. questo è proprio lo scopo. E, ho visto persone, anche giovani, che hanno scoperto talenti che non sapevano di avere, e anche persone che hanno invece, si sono emozionate perché avevano dei talenti che sapevano di avere bloccati, sono riusciti a esprimerle e a prendere una vita e a intraprendere una vita diversa, più piena, integrare questi talenti eliminati, esclusi o dimenticati, chiusi in una stanzetta dentro di noi. Ecco, quando succede questo è una magia. Un altro principio della biodanza è l'uomo cosmico, l'uomo all'interno della natura. E quindi la vita al centro, non l'uomo al centro, ma la vita stessa, che è la vita della pianta, del sasso, del fiume, dell'uomo, tutto della stella, del sole, tutto in connessione. Questo è il principio vitale della biodanza, che è la natura. Esatto. E che è la relazione di tutte queste parti. Perché è così importante, a tuo avviso, portare questa esperienza alla società di oggi? Perché principalmente noi abbiamo perso il contatto con gli istinti, perché siamo molto portati a sviluppare la mente, la testa e non le emozioni. Le emozioni sono un punto debole nella nostra società.
perché la biodanza è un'attività di gruppo e sviluppa anche una linea bellissima che è l'affettività e quindi il tocco delicato, la carezza. E questo spaventa perché noi non siamo portati a toccarci, no? Non siamo portati ad accarezzarci, abbiamo carenza di questo, siamo stati cresciuti un po' come dei soldatini. E invece è una parte importantissima perché l'affettività ripara le nostre ferite. Soprattutto in una situazione protetta, noi possiamo veramente rigenerare le nostre ferite attraverso il contatto con l'altro, attraverso l'accudimento dell'altro, sempre lavorando in feedback che è principale per la biodanza, sentire l'altro, quanto io posso entrare nell'altro e quanto invece mi devo fermare perché l'altro non può più accogliere. Questa è una sensibilità che viene sviluppata nel tempo. È una pratica, la biodanza è una pratica settimanale, quindi si fa nell'arco di un anno e nell'arco di un anno c'è una trasformazione della persona continua, costante, ma sottile. Il comunicare senza la parola, che è indispensabile per la biodanza, noi non siamo abituati, noi parliamo, parliamo, parliamo. Comunicare un'emozione col corpo. Chi sono io con una camminata? Mi viene proprio anche in mente questo momento storico che stiamo vivendo, dove il contatto fisico, il tocco anche, la distanza di sicurezza adesso sono ancora più sentiti. Quindi volevo chiederti anche un po' se ci sono state delle ripercussioni per quello che hai potuto vivere Sì, comunque. ripercussioni forti perché abbiamo dovuto togliere nella pratica tutto ciò che è contatto, perché c'è questo, tra virgolette, distanziamento sociale che non è sociale ma è fisico e che comunque danneggia tanto tutta la pratica ma anche l'umanità. La difficoltà che ho avuto a far avvicinare le persone, abbracciarsi, avere fiducia, toccarsi, accarezzarsi, e adesso dobbiamo ancora distanziarle, no? Dove andremo? Noi siamo esseri sociali, siamo come dei cuccioli, come le mamme che ci, in natura che accudiscono i propri cuccioli, leccandoli, giocando. Fisicamente, quindi contatto, contatto, invece noi siamo abituati sempre a tenere un po' le Sì, distanze e sì. questo è Penso fondamentale per la biodanza. sempre anche ad ambiti un po' più formativi, per esempio una scuola dove il contatto fisico deve essere limitato, il contenimento anche del contatto fisico, fin dove ci si può spostare, non sempre viene favorita la carezza oppure l'avvicinamento, l'abbraccio. L'ho vissuta questa situazione soprattutto nei paesi anglosassoni dove la Esatto. distanza è qualcosa da mantenere per garantire la sanità, tra virgolette, lo spazio individuale. Ma se tu pensi, per esempio, già la differenza tra una madre mediterranea e una madre anglosassone, allora la madre mediterranea si tiene il bimbo qua, se lo porta ovunque, se piange. Lo culli, no? Una madre anglosassone lo tiene nella culla e se piange lo allontana perché deve imparare a non richiedere Esatto. col pianto e quindi a non diventare, secondo questa mentalità, fragile, debole. Per noi invece è rassicurazione. Anche l'allattamento al seno è rassicurazione. Invece negli anni 70 era andato di moda l'allattamento col biberon, proprio per avere un dista, perché la donna doveva avere questo distacco dal figlio. E sono tutti concetti, ma non è l'istinto, non è natura. Sì, poi vabbè, sappiamo anche dalle ricerche psicologiche quanto
il contatto madre-figlio sia fondamentale anche nei primi Assolutamente. anni evolutivi dello sviluppo del bambino. Per cui Esatto. forse va anche recuperare questo, la biodanza, anche questo Assolutamente. contatto primordiale, Sì. profondo con le prime relazioni che abbiamo avuto nella nostra vita. Per questo sembra che muova così tanto le emozioni e ci faccia Esatto. entrare in contatto. Quindi Simona, se una persona volesse approcciarsi alla biodanza, magari a delle attività anche che tieni, dei corsi, come ti possono contattare? In che area sei del mondo? Beh, mi potete contattare su Facebook. Io ho un corso qua ad Abbiategrasso e sono felice di essere qua ad Abbiategrasso perché è il mio territorio ed è un territorio anche inesplorato, un po' scoperto da questa attività. Quest'anno ho tenuto un bellissimo corso all'Università del Tempo Libero. Avevo un gruppo fantastico di persone che andavano dai 30 ai 70 anni e si lavorava tutti insieme benissimo. È stato concluso l'annunciata al convento. Sì, intendo continuare perché il mio gruppo ad Abbiategrasso c'è e quindi bisogna solo trovare lo spazio idoneo perché adesso ci sono delle normative un po' più severe e sicuramente riprenderà anche all'Università del Tempo Libero. Beh, io ti ringrazio Simona, grazie per la tua disponibilità. Grazie Noi ci a abbracciamo. E te. alla prossima allora. Grazie alle naturviste. Ciao ciao. Ciao. Bello, bellissimo. Ah! Fantastico. Siamo ancora nell'inquadratura. Vediamo di stare belle dritte e impostate perché io sono sempre un po' storta. Allora adesso mi dicono di mettere belle dritta. Sì, qua Tipo. bisogna stare un po'. Però è tutta storta adesso. Cucù! Ci Come al siamo, solito ci nelle siamo. naturviste io cado e faccio sempre le mie Dai, cavolate. vai bene. Stavi dicendo dei corsi. Faccio l'ritrattrice. Ok, vediamo questi capelli. All'ombra. No. Cucù. Com'è? Qui tramonta il sole. Poi aspetta, ne avevo una bellissima, una domanda E stupenda. vai. Qual era? Beh, Simona ci ha raccontato finalmente. Aspetta, anche io devo capire come riprendere. Torta. Allora, intanto qui arriva un tramonto spettacolare che poi giro la telecamera e lo farò vedere perché. Siamo già in Ah, oh, è già natura. rosa, Sì. che bello! Sì. E guarda, c'è anche la luna. Bellissima. Sì, luna crescente. Poi c'è un'arietta perfetta. Perfetto. Grazie Cheese. Simona. Aspetta, era brutta questa. Devo proprio oscillare.